Tanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro
L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org.
L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro
L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro
L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org.
L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza, religioni e culture in dialogo. Dal 29 settembre al 1 ottobre, centinaia di rappresentanti delle grandi religioni ed esponenti della vita politica e culturale mondiale faranno della nostra città la capitale della pace. La pace è un bene di tutti. Partecipa anche tu. Segui tutti gli appuntamenti su www.sant'egidio.org. L'incontro internazionale di preghiera per la pace, promosso ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, torna a Roma. Il coraggio della speranza. Assisi, 27 ottobre 1986. Il tempo è passato da quella storica giornata mondiale di preghiera per la pace convocata da Giovanni Paolo II. Anno dopo anno, i rappresentanti delle grandi religioni mondiali hanno risposto all'invito della comunità di Sant'Egidio e raccolto lo spirito di Assisi. Spirito di Assisi, cioè legame intimo, profondo tra preghiera, pace, incontro amichevole tra le religioni. Di fronte alle difficoltà del mondo contemporaneo, da questi incontri è nato un messaggio di speranza. È nato nella preghiera, nelle diverse preghiere delle varie religioni, che nell'intensa e toccante cerimonia conclusiva di questi incontri confluiscono in una marcia silenziosa verso la piazza delle grandi città che ospitano l'evento. La preghiera raccoglie e rafforza la speranza, l'anelito alla pace, espresso nel dialogo. Dopo tanti anni lo spirito di Assisi non è esaurito. Il dialogo è una medicina che cura le ferite e che apre all'unico destino possibile per i popoli e le religioni. Vivere assieme in questo pianeta da difendere e da offrire alle generazioni che seguono più vivibile di oggi.
Ogni luce accesa ai candelabri della pace contribuisce a rischiarare il futuro del nostro mondo per un domani migliore. L'abbraccio di pace impegna tutti a custodire nel profondo il sogno della pace. Un mondo con tanti angoli di disumanità interroga le religioni e le culture sulla necessità di un nuovo umanesimo. Da quel 1986 sono stati anni di tenacia, pazienza e coraggio per tentare di portare, con umiltà e convinzione, a partire dal dialogo tra le religioni, una pietra utile alla costruzione del grande edificio della pace. Al pozzo antico delle religioni si trova ancora la sorgente per la pace, la sorgente per un nuovo umanesimo. Vi rinnoviamo l'invito a prendere posto per l'inizio della cerimonia inaugurale e ci prepariamo ad ascoltare il duo composto da Olena Kurkina alla dombra e Emiliano Gentili alla chitarra, che eseguiranno il valzer fantastico di Enrico Maruscelli.
Thank you.
Buonasera a tutti. Ecco. Buonasera e un caloroso benvenuto alle delegazioni che sono arrivate da tutto il mondo. Siamo qui rappresentati più di 60 paesi. Siamo anche in collegamento con altre 5.000 persone e in streaming con il mondo intero in 5 lingue. Per cui è veramente un'assemblea internazionale. Sono felice e onorata di dare inizio a questa assemblea di apertura del 27° Incontro Internazionale per la Pace, organizzato ancora una volta dalla Comunità di Sant'Egidio, e di nuovo a Roma, la città che ha visto fare i primi passi della Conferenza per la Pace, che iniziò ad Assisi nell'86, ebbe luogo di nuovo nell'87 e nell'88, 25 anni dopo ci ritroviamo in questa città, la nostra città. Il tema di questa edizione è un titolo impegnativo e molto importante, il coraggio della speranza. Saranno 3 giorni di intenso dialogo su temi di grande attualità, come la Siria e la pace in Oriente Prossimo, l'Africa, l'immigrazione, l'integrazione, dialogo tra credente e non credente, violenze sulle donne. È un invito a pensare, a immaginare che il mondo può essere meglio, che possiamo fare qualcosa per trovare un mondo più giusto e un mondo di pace. Do la parola a Ignazio Marino, il nostro sindaco, chirurgo di fama mondiale prestato alla politica, e a lui il compito della parola di benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Beatitudini, eminenze, eccellenze, signor Presidente del Consiglio, signore e signori. È un grande onore per me oggi rivolgere a tutti voi, a nome mio personale e a nome della città di Roma, che vi accoglie con gioia, il più caloroso saluto di benvenuto. Sono davvero lieto che il pellegrinaggio di pace di tanti credenti, uomini di religione e di buona volontà, iniziato ad Assisi il 27 ottobre del 1986, grazie alla straordinaria iniziativa di Papa Giovanni Paolo II, approdi di nuovo a Roma, dopo aver fatto sosta in tante città europee e mediterranee. È passato molto tempo, il mondo è cambiato, resta urgente e vivo però il desiderio di pace che si fa grido straziante in quei luoghi dove la guerra ancora oggi uccide, distrugge, divide. Quello spirito di incontro e di dialogo che partì da Assisi in un tempo in cui la guerra fredda divideva popoli e nazioni, arriva e si diffonde oggi a Roma. Roma che da sempre attrae, assimila, accoglie. Una città aperta alla spiritualità per sua natura. Una città che vive di scambi, di relazioni, di incontri. Le sue piazze sono crocevia di appartenenza ed esprimono la bellezza della pluralità. Una pluralità che fa sentire tutti a casa propria. Roma è una città aperta e per questo è città dove solidarietà e cooperazione non sono solo parole, ma fatti, sentimenti, ethos comune. Più di ogni altra in Europa, Roma è città globale e cosmopolita. Del resto, la comunità di Sant'Egidio, che tutti ci ha convocati, e che ringrazio di cuore per aver scelto quest'anno Roma come sede dell'incontro internazionale per la pace, è figlia di questa città e ne porta ovunque i tratti più affascinanti: apertura al mondo, solidarietà, amicizia. Desidero per questo salutare con grande affetto il professor Andrea Riccardi,
fondatore e anima della comunità di Sant'Egidio, a cui va il mio il nostro più caloroso ringraziamento. Roma è un nome evocativo in tante parti del mondo, non solo per cultura, arte, bellezza, ma anche per umanità e fede. La vostra presenza qui oggi ce lo ricorda e insieme ci invita a essere all'altezza di questa vocazione. In questi giorni ci faremo pellegrini di pace e di speranza insieme a voi. Anche noi, pur consapevoli del disorientamento e della crisi di questi nostri tempi, cercheremo di dare voce a quel coraggio della speranza di cui tanto c'è bisogno e che Papa Francesco, come Vescovo di Roma, invoca per la sua città e per tutto il mondo. Benvenuti a Roma e buon lavoro. Grazie Sindaco. Accogliamo ora il saluto del Presidente Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. Gentili autorità, eminenze, eccellenze, carissimi amici della comunità di Sant'Egidio, sono davvero molto felice ed onorato di essere qui oggi con voi. Il mio è solo un breve saluto come quello del nostro sindaco di benvenuto. Ma di fronte all'importanza dei temi che verranno trattati in queste giornate e alla rilevanza degli ospiti presenti, non posso non sentire una responsabilità e condividere con voi una riflessione. Quello che avverto nel vostro impegno, nello spirito di queste giornate, è un messaggio importante di riscatto per tutti noi. Io sono presidente di un'importante istituzione del nostro paese, l'Italia. Faccio politica da tanti anni nella società e nelle istituzioni. Eppure, anzi, forse ancora di più per il ruolo che mi trovo a ricoprire, non posso non avvertire quanto la politica sia oggi lontana dalle tensioni ideali e spirituali che dovrebbero animare la sua azione, manifesti invece, spesso, un vuoto di visione che l'allontana dai sentimenti, dalla vita delle persone, dai loro interessi, dai loro bisogni. È un tema che riguarda da vicino il destino delle società, delle democrazie in Italia, in Europa e nel mondo. La storia di questi anni è segnata dal ripiegamento troppo spesso della politica nella gestione ordinaria, nella rinuncia a leggere e interpretare i cambiamenti epocali che attraversano il mondo, di rappresentarli al meglio, di offrire risposte positive, rivolte al futuro, di costruire speranza. Così le democrazie rischiano di svuotarsi, perché diventano democrazie senza popolo. Si afferma l'illusione che l'egoismo e il materialismo rappresentino l'unica strada per realizzarsi nella vita e per affermare la propria libertà. E allora rialzano la testa i mostri dell'intolleranza, del razzismo, della guerra, si lacerano i legami sociali. Qui sta la necessità comune di voltare pagina. Il coraggio della speranza, ha detto Andrea Riccardi, è uscire dal recinto autoreferenziale per predicare con decisione il dialogo, mostrando come l'odio genera solo morte. Parlare di coraggio della speranza significa costruire comunità umane che respingono il pessimismo di quest'epoca, uscire da noi stessi e proiettarci nell'ottica della condivisione e della solidarietà. Significa guardare al futuro non con paura e remissività, ma saper intravedere nei passi che compiamo la ricostruzione di una strada comune. È necessario dunque che anche la politica si assuma la responsabilità di trasmettere il coraggio della speranza, non tirarsi indietro, ma in un certo senso accettare l'onere di orientare la storia. Davanti a noi abbiamo degli esempi straordinari in altri campi che non vengono certo dalle istituzioni o dalla politica. Penso alla veglia in favore della pace in Siria, promossa poche settimane fa dal Santo Padre. In quell'elemento, in quell'incontro, si colgono tutti gli aspetti citati sino ad ora, differenze che si incontrano, potenza di un obiettivo comune come la pace, forza del dialogo. È lo spirito di Assisi,
quello spirito che da 27 anni la comunità di Sant'Egidio continua a diffondere in questi incontri con grande tenacia e grande intelligenza. Per questo siamo interessati a queste giornate. Grazie dunque a voi, alla comunità di Sant'Egidio e a tutti gli autorevoli esponenti di diverse confessioni religiose presenti. Le vostre parole, il vostro pensiero vanno oltre le mura di questa sala e con la loro forza, la forza del pensiero e dello spirito, si rivolgono al mondo. E per questo grazie davvero e buon lavoro a tutti voi. Grazie Presidente. Fondatore della Comunità di Sant'Egidio e una voce autorevole nel panorama religioso e culturale internazionale, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Balzan per la Umanità, la Pace e la Fratellanza fra i Popoli nel 2004 e il prestigioso Premio Carlo Magno nel 2009. Do con piacere la parola a Andrea Riccardi. Grazie. Signor Presidente del Consiglio, illustri ospiti, cari amici, convenire a Roma di donne e uomini di religione differente non è rituale o folcloristico. Per me è un gesto di coraggio anche in rapporto al clima dei paesi di provenienza. È un segno di interesse, di apertura all'altro, che deborda i confini di una singola comunità che, per quanto larga, diventa spesso autoreferenziale. Questi mondi religiosi sono il grembo materno per le esistenze credenti di milioni di persone, sono riserve di speranza in una società povera di speranza. Ma bisogna che i credenti abbiano il coraggio di guardare fuori dai loro confini. Questo non vuol dire gettarsi dietro le spalle le proprie radici, ma essere loro fedeli nell'avventura spirituale dell'incontro con l'altro. Papa Francesco direbbe: coraggio di uscire per strada. Sì, per la strada del mondo globalizzato si incrociano genti di fede, di storie e di identità differenti. Vivere insieme tra diversi non è facile, è talvolta complicato, anche conflittuale. Se l'altro resta fuori dal mio orizzonte, dalla mia visione, è pericoloso, è spiritualmente insano, tante volte rischia di portare al conflitto. Martin Luther King lo aveva compreso quando affermava che l'altro è un problema religioso. Diceva: ho cercato la mia anima ma non l'ho vista, ho cercato il mio Dio ma mi è sfuggito, ho cercato mio fratello e ho trovato tutti e tre. Affratellarsi con l'altro fa trovare la propria anima e Dio, così diceva. L'altro, il diverso, non è solo un problema politico, sociale, ma è una grande questione spirituale. C'è una grande questione spirituale nel mondo globalizzato, troppo elusa, dove genti diverse vengono a contatto e vivono insieme. Ma come vivere con l'altro? Ci si apprezza, ci si stima, ci si scambiano solo cose? E si sentono le vibrazioni spirituali che percorrono il modo di credere e di amare dell'altro? Con la globalizzazione l'orizzonte si è davvero tanto allargato e l'allargamento interroga le religioni. L'etimologia latina della parola religione sarebbe legame. Il contrario di religione non è miscredenza allora, ma solitudine. L'autosufficienza, la solitudine dei credenti diventa cecità, avarizia. Non mettere a disposizione degli altri le proprie risorse spirituali e umane maturate nel grembo di una religione. E pigrizia, perché talvolta chi viene da una lunga storia si sente in diritto di essere pigro nella storia di oggi.
Il rabbino Jonathan Sacks scrive: la prova della fede consiste nel capire se io sono in grado di lasciare spazio alla differenza, se riesco a riconoscere l'immagine di Dio in qualcuno che non corrisponde alla mia immagine, la cui lingua, la cui fede, i cui ideali sono diversi dai miei. Se non ci riesco, vuol dire che ho fatto Dio a mia immagine e somiglianza. Lo spirito di Assisi non è un relativismo fra religioni tutte uguali, perché le religioni sono irriducibilmente differenti, ma la differenza non è conflitto o non porta alla pericolosa ignoranza. È già stato ricordato il 1986, Assisi, abbiamo qui il vescovo di Assisi. Nel 1986 Giovanni Paolo II, invitando i leader delle religioni sul colle di Assisi, con profonda intuizione, era il tempo della guerra fredda, sentì la forza di pace delle religioni, tentò di aprire una stagione nuova, disse non pregare più gli uni contro gli altri, come è stato fatto, ma gli uni accanto agli altri. Volle che il cammino continuasse, quello di Assisi, non per celebrare il ricordo di un evento commovente. C'erano nuove sfide per le religioni che spingevano ad essere amiche e a lottare per la pace. Da Assisi ad oggi, con la crescente globalizzazione, i conflitti di civiltà, noi abbiamo continuato questo cammino, sempre più convinti che le religioni sono una forza, ma una forza umile. E oggi le religioni sono tornate ad essere più protagoniste della storia di ieri, ma spesso sono state accaparrate dal gioco pericoloso della drammatizzazione o dal gioco pericoloso di sacralizzare le differenze. Cari amici, drammatizzare è tanto pericoloso per i nostri paesi europei, anche se elettoralmente sembra redditizio. In alcuni nostri paesi, e penso anche alla nostra Italia, quello che è davvero drammatico è non prendere sul serio il vero dramma della gente e il grande dramma del mondo. E allora il nostro dramma diventa un teatro effimero di drammatizzazioni, di inutili contrapposizioni, di carenza di senso del bene comune. E questo dramma fa di alcuni paesi delle trottole che girano su se stesse e cadono indietro. E mi piace qui salutare il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che in pochi mesi di governo ha mostrato un senso concreto e coraggioso di politica come responsabilità. Grazie Presidente. Purtroppo la drammatizzazione delle differenze in altre parti del mondo è un dramma davvero sanguinoso. L'altro va eliminato. È la vicenda del terrorismo religioso, che è un'ideologia che si ammanta anche del nome di Dio, ideologia del terrore, blasfema, che attrae cuori disperati, oppure esistenze sazie e stupide. Offre un nemico da abbattere, quasi fosse una vocazione liberatrice. Ma uccidere innocenti non è liberare, ma anzi porta la schiavitù della paura. Rendere schiavi, rubare la libertà, vuol dire affermare il dominio della paura, schiacciare ogni speranza. Attraverso il terrorismo pochi
possono fare male a tanti, mostrando la potenza di colpire con l'amplificazione dei media. Gente che non vuole cambiare il mondo, ma lo vuole solo far soffrire. Così a Nairobi, in Kenya, un bambino occidentale diventa un nemico da uccidere per il terrorismo religioso. Si semina la morte con un attentato suicida a un funerale sciita a Baghdad, o i fedeli vengono uccisi fuori dalla chiesa anglicana in Pakistan di domenica. E non posso dimenticare i tanti rapiti, specie nella Siria insanguinata, tra cui alcuni nostri compagni di dialogo, come i vescovi di Aleppo, Paul Yazici, fratello del patriarca Giovanni, Omar Gregorius Ibrahim. Paolo Dall'Oglio e tanti altri. E bisogna salutare, dopo quasi 2 anni e mezzo di stallo, la recente unanime risoluzione del Consiglio di sicurezza sulla Siria, perché non si esce da una situazione incancrenita di violenza continuando la lotta armata, ma solo con il negoziato. Per quanto riguarda il terrorismo, non si creda di sfuggire sperando in una sorte buona per sé o i propri cari, o confidando di appartenere a una categoria che non è a rischio, perché il terrorismo globale è cieco. Noi dobbiamo affrontarlo in faccia, il terrorismo, senza paura, prima che nasca o quando nasce. Il terrorismo va delegittimato nelle sue radici religiose. Gli va tolto il nome di Dio dalla bocca. Gli vanno sottratti adepti, educando alla pace, secondo l'insegnamento dei maestri e dei profeti delle religioni. Il terrorismo si affronta anche con l'unità, qui rappresentata da tanti leader religiosi in pace, come ora vediamo. E le immagini del nostro incontro di Roma sono una risposta anche al terrorismo. Sono una rivolta contro pochi violenti, sono uno smascheramento di un'ideologia irreligiosa. Insomma, uno spettacolo di speranza che contrasta lo spettacolo di terrore che vediamo sugli schermi e qualche volta nella vita. Il dialogo mostra il legame e lo fa crescere. Il dialogo è, diceva Cusano, concordia ragionevole tra le religioni. E lo scriveva dopo la conquista turca di Costantinopoli, quando si preparava una crociata e voleva sfuggire alla logica di guerra. E concepì un sogno, un incontro delle religioni insieme sulla pace di fronte a Dio. Infatti, cari amici, nel cuore delle tradizioni religiose si trova un messaggio di pace, di tutte le tradizioni religiose. Lo si legge nel Corano: chi uccide una persona è come se avesse ucciso tutti gli uomini insieme. Qualcosa di analogo si trova nel Talmud e un antico testo ebraico ricorda la sostanza blasfema della violenza. Dice: chi oltraggia il volto dell'uomo oltraggia soprattutto il volto di Dio. La pace ha bisogno del fondamento delle religioni. Una pace religiosamente fondata era il sogno di Giovanni Paolo II ad Assisi, perché la pace ha una dimensione spirituale ineliminabile, perché va tessuta nel tempo, con fede. Allora bisogna, per ognuno di noi, andare in profondità nel pozzo della propria fede. Lì ci sono tante risorse spirituali per guardare gli altri con simpatia, con senso di bisogno dell'altro,
perché l'intolleranza, l'indifferenza sono spesso atteggiamenti di credenti superficiali e pigri. Cari amici, tante ideologie si sono spente, ma anche tante speranze, e la crisi economica diffonde pessimismo e non ci sono molte visioni del futuro. In realtà questo mondo unificato ha meno speranze di ieri. Sembra che nel cielo del mondo globale ci sia un vuoto di sogni e di speranze. Resta certo una grande superstizione. La descriveva bene Mircea Eliade, un grande storico delle religioni, come una moderna superstizione. Diceva: abbiamo tutti una superstizione, ci attendiamo sempre posti migliori, più in alto, mai più in basso. Avere di più, raggiungere qualcosa di più, ma poi non accade nella vita, e allora la disillusione, specie in questo tempo di crisi. Occorre dare speranza a esistenze dimezzate. Il mondo dello spirito ci parla di una speranza più grande, connessa a un sogno per tutti. Sempre Eliad scrive in modo molto efficace: possediamo ciascuno un orcio d'olio da lampada, e invece di spartirlo con i poveri che marciscono al buio, riempiendo le loro lanterne, noi lo teniamo stretto al petto e noi aspettiamo quel grande fanale a cui crediamo di essere destinati per illuminare noi stessi e il mondo, ma intanto gli uomini muoiono al buio. Con semplicità grande lo insegnava Gesù: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. La speranza ci rende generosi nel presente e ricchi di futuro. Noi crediamo che le religioni possono, debbono dare il coraggio della speranza. Questo riguarda tutti, anche gli umanisti non credenti. Scrive Abraham Yeshoah, uno scrittore laico israeliano: anche se non credo in Dio, la sua presenza nella mente di moltissimi uomini mi riguarda, mi interessa. E oggi, in questi giorni, l'umanesimo si misura con le religioni, e la presenza dell'umanesimo non fa male alle religioni. Anzi, il pensiero laico in talune situazioni le aiuta a essere se stesse. Siamo diversi. È una diversità che non si può accomodare, ma questa diversità vuol dire tanti pozzi di genuina speranza e tanta forza, non arrogante, ma umile e tenace. La diversità non è contrasto, ma forza polifonica, forza carica di amicizia. Per questo spendiamo tanto tempo nel dialogo e ci crediamo. Cari amici, il compito è grande, gli uomini e le donne sono talvolta piccoli, ma le religioni ci insegnano che Dio è il più grande. Grazie di essere qui. Grazie Andrea Riccardi. Nella sua formazione e nella sua storia politica hanno avuto un grande spazio il tema dell'integrazione europea e dell'unione politica del continente. Do la parola al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Enrico Letta. Cari uomini di pace, care donne di pace, che oggi avete scelto di nuovo, dopo tanto tempo, l'Italia e Roma come sede di questo incontro. Il vostro incontro capita in un momento nel quale, per molte ragioni e per molti motivi, sarà un incontro di grande importanza.
Innanzitutto capita dopo che si sono riannodati, si stanno riannodando i fili della pace nel mondo su alcuni degli scenari più inquietanti nei quali la pace non soltanto ci aveva lasciato, ma quegli scenari nei quali soprattutto il terrore di ulteriori elementi di guerra ci stava portando verso la tragedia più immane. Questo vostro incontro capita dopo una settimana che è stata una settimana che forse cambierà la storia di alcuni scenari mondiali. L'Assemblea delle Nazioni Unite che si è svolta, che si è aperta in questi giorni, ha dato dei segnali e dei segni come da tanto tempo non se ne vedevano. Ha dato dei segni di ascolto, dei segni di voglia di dialogo, dei segni di interesse. E il primo di questi segni è che le Nazioni Unite sono tornate centrali come non lo erano mai più state da tanto tempo a questa parte. E per noi, per voi, uomini e donne di pace, questo è probabilmente il più bel segno e il più bel segnale che poteva arrivare. Le Nazioni Unite che tornano il centro della politica internazionale e delle scelte che dobbiamo assumere. Le Nazioni Unite perché quello è il luogo del dialogo per eccellenza, quello è il luogo nel quale vengono applicate le regole del diritto internazionale, quello è il luogo nel quale ci si parla, ci si ascolta, quello è il luogo nel quale davanti a tutti ci si prendono degli impegni e questi impegni sono impegni rilevanti, come quelli che abbiamo ascoltato in questi giorni, parole impegnative, forti, da parte di presidenti che non si parlavano da decenni e che hanno ricominciato a parlarsi. Un segno che la pace è possibile, che il dialogo è possibile e un segno soprattutto che la politica e la politica internazionale, quando è guidata dai valori giusti, gioca e può giocare un ruolo fondamentale. Questo riguarda naturalmente i passi avanti che sono stati fatti sulla Siria, passi avanti che ci riempiono di speranza dopo tanta paura, dopo tanto terrore, dopo tanto disastro, dopo tanta sofferenza, sofferenza che continua anche adesso. Ma i segnali e i segni che sono arrivati da New York in questi giorni sono quelli che ci aspettavamo e sono segni che sono arrivati dimostrando la duttilità, la voglia di pace di tanti rappresentanti della politica internazionale che hanno voluto dare questo segno positivo. E lo stesso sta avvenendo su altri scenari. Penso al Medio Oriente, penso al rapporto tra l'Israele e la Palestina, penso a un processo di pace che ha ripreso un filo ed è un processo di pace che vogliamo a tutti i costi che vada in porto e nelle modalità migliori possibili. Tutto questo avviene quasi all'improvviso. Io stesso sono rimasto, confesso, colpito dalla inattesa apertura, per esempio, nei confronti dell'Iran da parte del presidente americano Obama martedì mattina. E io stesso sono rimasto colpito dalla richiesta del presidente iraniano di incontrare alcuni presidenti europei, come il sottoscritto, il presidente francese, il presidente del Consiglio europeo, che non avevano più rapporti formali e istituzionali con l'Iran da molto tempo. E ognuno di noi è rimasto colpito dal vedere come il presidente iraniano abbia vissuto la sua difficoltà interna quando è tornato a casa dopo l'incontro alle Nazioni Unite. Sono i segni che se tutto rimane fermo, la pace, il dialogo non ci saranno mai.
Se viceversa i passi ognuno li fa, ognuno scontando una parte e pagando un prezzo, il dialogo, la pace hanno e fanno dei passi concreti. Questa è la politica internazionale che noi vogliamo. Ma fatemi dire che tutto questo sarebbe impossibile se non ci fosse quella forza della speranza che è, per l'appunto, ciò che vi porta qui per questi 3 giorni in Italia e a Roma, la speranza, il coraggio della speranza, la forza della speranza. Contro che cosa? Abbiamo avuto la grande fortuna di ascoltare la predicazione di Papa Francesco su questi temi. Contro che cosa? Contro la globalizzazione dell'indifferenza. Contro la globalizzazione dell'indifferenza. Quella globalizzazione dell'indifferenza che è la base di ogni condizione che porta alla guerra. Perché la globalizzazione dell'indifferenza porta al cinismo, porta al vedere le immagini di morte che passano nei nostri telegiornali con la sufficienza di dire che poi tanto domani ce ne sarà un'altra e tutto passa e tutto scorre. Questa globalizzazione dell'indifferenza contro la quale noi tutti dobbiamo lottare e contro la quale voi in questi 3 giorni avete un compito straordinario, il compito di lanciare a tutto il mondo il vostro urlo di pace da Roma, un urlo di pace che deve assolutamente rompere questo laccio di indifferenza. Abbiamo davanti delle grandissime sfide, sono le sfide che vi hanno portato qui da tante parti del mondo, che vi portano qui da luoghi di sofferenza. Andrea Riccardi prima ha fatto riferimento ad alcuni di questi luoghi di sofferenza e al fatto che la differenza tra tutti noi che siamo qui è che qualcuno di noi viene da casa, e da una casa che è una casa tranquilla e serena, qualcuno viene da una casa che è una casa sotto attacco, sotto assedio, nel quale la morte, la sofferenza, il sangue versato sono la quotidianità. La nostra è una voglia invece di mettere insieme la normalità e il dramma e di far sì che la normalità e il dramma insieme riescano a spingere la pace. Perché la pace non è ingenua, la pace è forte, è la fuga dalla responsabilità che è il cinismo, cioè esattamente il contrario. La pace non è ingenua. La pace è forte, la pace è assunzione di responsabilità. La pace è il non lasciarsi andare alla rassegnazione. E la pace è il sapere che quando tutto sembra finito è proprio allora che si aprono le grandi prospettive. Credo che tutti abbiamo vissuto così questa apertura di speranza recente sulla Siria. Sembrava che tutto fosse finito. Eravamo a un passo e nel mio ruolo penso di potervi dire quanto so concretamente che cosa vuol dire che tutta la comunità internazionale era a un passo e forse questo passo era già stato varcato, quando invece il dialogo, la pace, le parole di speranza hanno prevalso e oggi si schiude la possibilità che a partire da questo miracolo che è accaduto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, miracolo con gli occhi con i quali lo guardavamo qualche settimana fa, ma è un fatto concreto, forte e importante. Tutto questo dimostra che lo spirito di Assisi, come diceva il cardinale Echegaray, plana sopra le acque agitate. E quello spirito di Assisi è quello che aleggia oggi, è quello che mi fa dire, caro Andrea, oltre a ringraziarti per aver scelto
Roma e l'Italia per questo incontro, anche per aver scelto questa data, questo tempo. Noi ce la metteremo tutta perché siamo iperdeterminati, però fatemi dire che se vi scapperà qualche preghiera per l'Italia in questi 3 giorni, sicuramente sarà utile per tutti noi. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente per le sue parole di incoraggiamento e sicuramente una preghiera la faremo. E per tutti quelli che si occupano e seguono invece il problema della povertà e dello sviluppo, Jeffrey Sachs è un punto di riferimento indiscutibile. È uno dei più prestigiosi economisti ed esperti di sostenibilità negli Stati Uniti e in tutto il mondo, nonché consigliere del Presidente Ban Ki-moon nelle Nazioni Unite. Ho l'onore di dare la parola al professore Jeffrey Sachs. Signore e signori, lasciatemi dire quanto sono onorato di essere qui in questo consesso così illustre e quanto apprezzo le parole che abbiamo appena ascoltato dal Primo Ministro, delle parole meravigliose a cui voglio fare eco. Sono arrivato solo 5 minuti prima, perché ho partecipato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della scorsa settimana, e devo dire che è stato un incontro veramente notevole di leader politici, di diplomatici, ed è stata una settimana piuttosto insolita, come avete appena ascoltato dal Presidente Letta. Ci sono stati 4 segni di pace e di progresso che senz'altro possiamo considerare per il futuro. Innanzitutto il passo indietro che è stato fatto rispetto all'imminente guerra che stava per scoppiare in Siria si può definire un vero e proprio miracolo. Il presidente Putin, il presidente Obama hanno trovato una soluzione a quello che sembrava essere un problema insolvibile. E quindi l'idea è quello di concentrarsi sulla scoperta, lo smantellamento dell'arsenale chimico. E poi la telefonata che ha concluso la settimana, la telefonata del presidente Obama al presidente Rouhani, che chiaramente ci ha dato grande speranza, speranza che ci possa essere una comunicazione che non c'è da 30 anni ormai, un conflitto tra 2 nazioni, 2 società che non ha alcun motivo fondamentale di continuare, e questa telefonata credo che ci abbia dato esempio lampante della possibilità di tornare indietro. E poi la risoluzione di tutti i paesi delle Nazioni Unite nella lotta contro la povertà. Gli obiettivi di sviluppo del millennio sono in essere ormai da 13 anni e in questo periodo si è ridotto il tasso di povertà, dimezzandolo in realtà. Chiaramente non in maniera uniforme, ma è un segno di quello che si può ottenere. La morte dei bambini purtroppo rappresenta ancora una piaga. 6 milioni di bambini al di sotto di 5 anni di età muoiono ogni anno, ma anche in questo caso si è dimezzata questa percentuale. Quindi lo scorso mercoledì i paesi delle Nazioni Unite hanno concordato uno sforzo congiunto per continuare a lottare contro la povertà estrema, la fame e la malattia. E questo evento speciale sarà il 4º segno
di speranza che desidero discutere più nel dettaglio con tutti voi, perché senz'altro rappresenta una fede comune condivisa in tutto il mondo, la realizzazione che stiamo affrontando una crisi che coniuga aspetti di economici, globali, politici, senz'altro molto più stringente, molto più urgente di quanto sia avvenuto in passato. E quindi in questo evento speciale i governi di tutto il mondo hanno deciso di stabilire un calendario di intervento che sarà posto in essere entro la fine del 2015. L'obiettivo è quello di stabilire una nuova agenda per lo sviluppo sostenibile, stabilendo altresì una serie di sviluppi e di obiettivi per lo sviluppo sostenibile dal 2015 in poi. Ed è in questo contesto che desidero parlare del tema che è stato selezionato, il coraggio della speranza. Cosa intendiamo per speranza? Speranza può significare molte cose pratiche, la fine della povertà estrema nella nostra generazione, può significare la riduzione massiccia della sofferenza. Se 13 milioni di bambini morivano prima di compiere il quinto anno d'età negli anni 90, adesso siamo a 6 milioni, ciò significa che si può arrivare ad un milione o anche a meno. Non c'è alcuna scusa che ci impedisca di combattere contro questa estrema sofferenza. Abbiamo le tecnologie che ci consentono di operare questi miracoli in ogni villaggio, in ogni luogo del pianeta. E poi dobbiamo chiaramente porre fine ai conflitti. I conflitti che sembrano a volte recalcitranti, senza soluzione. Cosa che è stata smentita la scorsa settimana con la risoluzione delle Nazioni Unite. Viviamo in un contesto di vera e propria disperazione. Viviamo in un mondo caratterizzato da un'altissima percentuale di disoccupazione giovanile, violenza profonda e, ancora più pericoloso, perché si percepisce nel giro di decenni, una catastrofe ambientale che sta crescendo, che sta minacciando ognuno dei nostri paesi, ogni singolo abitante della Terra, di qualsiasi gruppo etnico, di qualsiasi religione, di qualsiasi classe, indipendentemente dalla società a cui si appartiene. Il clima è lo stesso, l'errore è lo stesso, il fato, il destino dei figli sarà sempre lo stesso. Cosa intendiamo per coraggio? Per incoraggio non intendiamo semplicemente l'audacia, intendiamo la prontezza morale di assumersi l'onere di queste sfide. L'opposto del coraggio, come ha illustrato il primo ministro citando Papa Francesco, non essere codardi, ma è l'indifferenza, l'irresponsabilità, ovvero la mancanza di coinvolgimento morale. Quello è l'opposto del coraggio. Ci sono molte ragioni per avere paura, ma non c'è alcuna scusa all'indifferenza. È il nostro fato comune, il nostro destino comune che è in gioco. Credo che il presidente John F. Kennedy, 50 anni fa, disse chiaramente che deteniamo nelle nostre mani mortali il potere di abolire tutte le forme di umana povertà e tutte le forme di vita umana. E lui cosa intendeva? Lui si riferiva chiaramente al rischio imminente di una catastrofe nucleare, un rischio che chiaramente perdura ancora oggi. Ma noi oggi intendiamo ancora qualcosa di più, perché deteniamo il potere sconosciuto a volte di annichilire qualsiasi forma di vita umana sul nostro pianeta attraverso la devastazione ambientale. E chiaramente questa è una devastazione non riconosciuta che può avvenire inavvertitamente. E mi spiegherò meglio.
Ci sono 7,2 miliardi di abitanti sul pianeta. Chiaramente c'è una grande variazione in tutto il mondo, ma il reddito annuale è di 90 trilioni di dollari. Chiaramente gestiamo l'economia con i combustibili fossili. Questi combustibili fossili, petrolio, carbone e gas, ci hanno messo nelle condizioni di nutrire il pianeta, di creare la civiltà moderna, ma ora, inavvertitamente, finiscono per minacciare il pianeta. Ogni volta che si bruciano questi combustibili si emette biossido di carbonio. La percentuale di inquinamento nell'atmosfera al momento è aumentata ad un livello che non ha precedenti nel nostro pianeta nei precedenti 3 milioni di anni. Tutti noi percepiamo e sappiamo che stiamo vivendo uno sconvolgimento a livello climatico, ondate di calore, siccità, inondazioni, e sappiamo quanti conflitti che sono definiti militari o ideologici sono in realtà conflitti alimentati dalla fame, dalla destituzione, dallo sfollamento, che sia in Siria, in Yemen, in Somalia, nel Mali. Non sono luoghi che sono violenti per via delle ideologie religiose, sono paesi che sono violenti per via della fame, e hanno fame perché i sistemi che alimentano la vita sono annichiliti da complessi processi fisici di cui l'umanità è appena consapevole. Viviamo in un'era di rivoluzione tecnologica. Ci sono 7 miliardi di telefonini al mondo oggi, metà in questa sala, oserei dire. Vedo persone che mandano tweet, fanno fotografie, si collegano su internet, in contatto con il mondo. Questa rivoluzione tecnologica ha creato la globalizzazione, ma altresì creato uno sfollamento, una disoccupazione giovanile, la necessità che le società cambino, si adeguino, in modalità che molto spesso sono fortemente dolorose. Quindi in questo contesto qual è la nostra speranza? Vorrei parafrasare le parole di Paolo VI quando disse che lo sviluppo è il nuovo nome della pace, e nel XXI secolo oserei dire che lo sviluppo sostenibile è il nuovo nome della pace. Perché lo sviluppo sostenibile è il concetto che ci spinge ad avere una visione olistica della società, una visione che integri sfide economiche con l'integrazione sociale, con l'annullamento delle disuguaglianze e con la sostenibilità ambientale. Tutto ciò richiederà una trasformazione profonda della nostra società. Sarà necessario affidarsi a nuovi sistemi energetici alimentati attraverso l'energia eolica, l'energia solare. Abbiamo bisogno di nuovi piani regolatori per le zone urbane, in modo che l'urbanizzazione, come quella di questa città eterna che siamo così fortunati da poter visitare, non proceda in modo selvaggio. Abbiamo bisogno poi di nuove misure educative, sostenibilità, perché stiamo correndo verso l'autodistruzione altrimenti, non verso la prosperità. Per tutto ciò c'è bisogno del coraggio. E che tipo di coraggio? Innanzitutto dobbiamo lottare contro forti interessi e la compiacenza che a volte contribuiscono ad acquistare: l'industria petrolifera, i complessi industriali militari, l'industria finanziaria. Gesù ci ha insegnato a capire come affrontare nuovi crimini, come superare questi interessi così forti. Dobbiamo pensare
nuovamente alle nostre responsabilità, in particolare nella sfera ambientale. Dobbiamo concentrarci sulla formazione di nuove competenze che sono richieste per gli operatori sanitari, per gli educatori sanitari, oppure per l'informatica, per le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, per affrontare la nuova era. Ancora più importante è vedere la nostra umanità comune. Questo è quello che ispira questo consenso. L'economia mondiale deve fondarsi su un nuovo principio morale. Ammiro profondamente la dottrina sociale della Chiesa in tal senso. La proprietà privata ha una base fondamentale. La fondamentale base della proprietà è la moralità, l'opzione preferenziale per i poveri, che è una dottrina fondamentale in qualsiasi era, ma in un'era in cui ci sono 1.500 persone che hanno 5,5 trilioni di patrimonio netto, allora come non è possibile che ci sia un'opzione preferenziale per i poveri quando ci sono ricchezze inimmaginabili che non hanno precedenti nella storia, che sono nelle mani di così poche persone? E poi la leadership morale della creazione. Saremo noi la generazione che causerà questa grande estinzione sul pianeta? Le prime cinque sono state il risultato di disastri naturali, ma la sesta avrà una matrice umana. È un compito molto arduo, il tempo è poco, abbiamo bisogno del coraggio, della speranza. Vorrei concludere nuovamente citando le parole di John F. Kennedy. 50 anni fa, nella sua ricerca alla pace, lui si era concentrato sulla questione della pace, la pace che era il suo obiettivo per evitare la guerra tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, parole che facevano eco a quelle di Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris. Lui disse: non restiamo ciechi alle nostre differenze, ma concentriamo la nostra attenzione sui nostri interessi comuni e sui mezzi attraverso i quali queste differenze possono essere risolte. Se non possiamo cancellare ora le nostre differenze, possiamo almeno far sì che il mondo possa sopportarle, perché in ultima analisi il fondamentale punto in comune fra noi è che abitiamo lo stesso pianeta. Respiriamo la stessa aria. Abbiamo a cuore lo stesso futuro per i nostri figli e siamo tutti mortali. Grazie. Grazie. Grazie professore Sachs. Grazie per questa interessante relazione a proposito della pace, la sostenibilità e lo sviluppo. Adesso a nome di Papa Francesco prenderà la parola il nostro vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, Agostino Valini. Cari amici, a tutti loro un cordiale saluto, espressione di stima e di sincera amicizia a nome del Vescovo di Roma, l'amato Papa Francesco. Il coraggio della speranza è un tema che ad uomini non credenti, ma retti e pensosi sullo svolgersi delle vicende umane, suona come un invito a leggere il termine speranza quasi come sinonimo di rivoluzione, parola che evoca non più le ideologie del Novecento, ormai superate, ma un appello al cambiamento profondo, al capovolgimento di valori e di assetti. Il sistema vigente, e si dicono, è giunto ad una crisi senza rimedi.
l'economia, l'organizzazione sociale e del lavoro, la qualità della vita dei popoli, confliggono con la continuità del sistema stesso. Rivoluzioni come quelle socialiste, ad esempio, oggi sarebbero impossibili. La classe operaia, organizzata in grandi fabbriche, impegnata in un lavoro anonimo e alienante, come quello della catena di montaggio, almeno in Occidente, non esiste più. Essa è sostituita quasi sempre da macchine computerizzate e affidate a competenze diverse. Lo stesso concetto di classe, come pure di massa, non ha più riscontro nella società attuale. Oggi non si parla nemmeno più forse di popolo, ma di individui che si aggregano sulla rete, senza conoscersi e senza avere regole. Nell'era tecnologica è possibile trasmettere idee e informazioni con la velocità e l'espansione inimmaginabili solo qualche anno fa, le quali determinano aggregazioni di sconosciuti. Si pensi poi a coloro che detengono il controllo finanziario, i quali possono comandare i flussi di capitali senza mostrarsi, forse anche senza conoscersi. Se dunque questo passato non ha prodotto un cambiamento dei rapporti tra gli uomini che potesse dare sostanza ad una speranza credibile, vuol dire che la speranza non è riducibile a visioni puramente mondane. È necessario collegare la speranza, anzi, l'uomo stesso e il suo destino a più alte sorgenti. L'uomo incapsulato nell'immanenza non spiega se stesso, non salva se stesso. L'orizzonte è troppo angusto, le energie sono deboli, il cuore è infermo, se non malato di egoismo o di narcisismo. Dinanzi alle sfide della postmodernità, in un mondo segnato dalla secolarizzazione e dall'indifferentismo, non vale più né deplorare né rimpiangere. L'uomo ha bisogno di comprendersi a partire dalla trascendenza, ha bisogno di entrare nel mistero, solo radicandosi in una profonda dimensione di interiorità. Solo in Dio può trovare ispirazione e risposte ai grandi interrogativi dell'esistenza, dando significato alla storia. Le grandi religioni, o quanti sono sinceri cercatori di verità, nonostante le differenze, hanno in comune, per così dire, un elemento genetico. Sono portatori di una scintilla dell'origine che li sprona a lavorare per la pace e la giustizia tra i popoli. È in questa lucida consapevolezza, che non attenua le difficoltà e gli ostacoli, che desideriamo ancorarci come ad un fondamento per il comune operare che favorisca l'unità tra i popoli e la costruzione della pace. Che cos'è dunque il coraggio della speranza? O meglio, per quale speranza dobbiamo impegnarci con coraggio? La nostra speranza è l'incontro con il Signore di tutti i signori, l'incontro con il Dio vivente, e per questo trasforma dal di dentro la vita e il mondo. In questa luce ci aiuti a riflettere la grande figura di Abramo, padre delle tre grandi tradizioni monoteistiche. Invitato a uscire dalla sua terra per andare verso una meta promessa che si realizzerà in futuro, si sente dire: farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome. Non temere, Abram, io sono il tuo scudo. Qui sta la radice della speranza di Abramo. La promessa si realizzerà,
ma la certezza che si realizzerà poggia non su presupposti umani che ne lascino ragionevolmente presagire il compimento, ma sulla parola di Dio e nel quale Abramo deve imparare a riporre completamente la sua fiducia. Dalla fede nasce la speranza. Ed Abramo, leggiamo nel libro della Genesi, credette in Yahweh, che glielo accreditò come giustizia. San Paolo dirà che Abramo ha raggiunto qui il livello più alto. Credette saldo nella speranza contro ogni speranza. Questa è la speranza che non delude, che è in grado di illuminare, orientare, condurre oltre le fatiche, le angosce, il dubbio, le paure, oltre la stessa morte. La fede dà sostanza alla speranza, perché non è soltanto apertura della vita all'Onnipotente, è protendersi verso un futuro che cambia il presente, imprime coraggio e rafforza la pazienza. Permettete che io ponga ancora una domanda. Questa speranza riguarda solo l'individuo? No. Essa ha a che fare con la costruzione del mondo. Secondo i vari contesti storici, le diverse culture, le attese dei popoli. Gli uomini speranzosi percepiscono di avere un compito per il mondo. Nel Medioevo Bernardo di Chiaravalle, parlando della vita nei monasteri, affermava che ai monaci si può applicare la parola dello pseudo Rufino: il genere umano vive grazie a pochi, se non ci fossero quelli il mondo perirebbe. La responsabilità per il mondo deve dunque tradursi in servizio al bene comune, non solo con l'apporto della scienza, ma soprattutto con l'orientamento di forze che sono motivate dalla speranza. Il Papa Benedetto XVI ha scritto nell'enciclica Spe Salvi: non è la scienza che redime l'uomo, l'uomo viene redento mediante l'amore. In un tempo, anche qui stasera ricordato, in cui la globalizzazione dell'indifferenza porta ad un immiserimento delle coscienze e ad un'incapacità di mettersi nei panni degli altri, siamo chiamati ad impegnarci, ciascuno nella propria comunità religiosa, a che la globalizzazione diventi una opportunità per avvicinare i popoli, integrare le diversità verso un mondo più giusto e più unito. Le parole che Papa Francesco ha rivolto ai rappresentanti delle chiese e di altre religioni all'inizio del pontificato, il 20 marzo scorso, costituiscono un riferimento prezioso, a mio modo di vedere, per i lavori di questi giorni. Ha detto il Papa: la Chiesa cattolica è consapevole dell'importanza che ha la promozione dell'amicizia e del rispetto tra uomini e donne di diverse tradizioni religiose. Essa è ugualmente consapevole della responsabilità che tutti portiamo verso questo nostro mondo, verso l'intero creato che dobbiamo amare e custodire. Noi possiamo fare molto per il bene di chi è più povero, di chi è più debole, di chi soffre, per favorire la giustizia, per promuovere la riconciliazione, per costruire la pace. Ma soprattutto dobbiamo tener viva nel mondo la sete dell'assoluto, non permettendo che prevalga una visione della persona umana ad una sola dimensione, secondo cui l'uomo si riduce a ciò che produce e a ciò che consuma. È questa una delle insidie più pericolose per il nostro tempo. Così Papa Francesco. Proviamo dunque, cari amici, ad indagare le coordinate di una rivolta spirituale, con la quale affrontare la crisi e superarla con il coraggio della speranza.
saranno i temi della crisi ambientale che tanto alimenta i nuovi movimenti di protesta in tutto il mondo, o la sfida della fame, oppure i disagi delle periferie esistenziali in una società sempre più urbanizzata, ad interrogarci sulla sofferenza umana. E sarà il coraggio della speranza la chiave interpretativa unificante a dare ad essi un'impronta nuova, radicata sul valore della gratuità come antidoto al reinserimento nell'io. Il nostro tempo ha nuovamente bisogno di messaggi positivi che contrastino con il pessimismo e la sfiducia assai diffusi in mezzo alla gente e dentro le istituzioni. L'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, con i segni di risveglio religioso che indicano con chiarezza. Cari amici, nel mondo di oggi è ancora tanto presente la cultura dello scontro e della guerra. È necessaria una grande alleanza per la pace. Cooperiamo con questo incontro ad allargare lo spirito di Assisi ad ogni popolo e a farlo penetrare nel cuore di tante situazioni di sofferenza e di sospetto, perché fiorisca la pace. Grazie. Grazie al vicario Valini. Come ultimo intervento do la parola al presidente Jorge Carlos Fonseca, presidente della Repubblica di Cabo Verde e anche un esperto e un profondo conoscitore della politica internazionale, perché è stato anche ministro degli esteri per diversi anni. A lei la parola, presidente. Buonasera a tutti. Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà e sua sposa, Eminenze, Eccellenze, illustri ospiti, leader religiosi, responsabili della comunità di Sant'Egidio, signore e signori, uno degli elementi al quale l'uomo ricorre per emanciparsi dalle contingenze della natura è la sua capacità di astrazione, di trascendere se stesso e la sua stessa natura, forgiando una nuova dimensione della vita attraverso la promozione della cultura o istituendosi in quanto religioso come strumento di un'entità creatrice che in ultima analisi ordinerebbe i destini del mondo, i destini degli uomini, il divenire della natura. La religione e la cultura che si influenzano a vicenda saranno quindi l'espressione forse più compiuta della dematerializzazione dell'uomo, saranno i pilastri della sua stessa umanità. È attraverso della religione e della cultura che la capacità umana di simbolizzazione raggiunge dimensioni inimmaginabili e si dirige, anche se non sempre in modo lineare, verso l'universalizzazione, verso l'universale. È un fatto che anche la cultura assume su di sé quel particolare che l'universale contiene e che gli conferisce quindi quella ricchezza di originalità che le consente di essere allo stesso tempo la cultura generale e particolare,
Tuttavia è altrettanto vero che con una certa frequenza l'esacerbarsi di alcune specificità o la loro assolutizzazione possono condurre alla negazione dell'universale. E a volte inoltre interpretazioni religiose particolaristiche o addirittura fuorvianti portano a situazioni per cui alcune pratiche che negano i principi religiosi vengono fatte proprie in nome della stessa religione. La religione allora è negata, vilipesa, distrutta. La comunione dell'uomo con il divino finisce per essere irrimediabilmente compromessa in nome di quella stessa comunione. Questi movimenti centrifughi nel campo religioso e culturale hanno da sempre accompagnato l'uomo, rappresentando spesso l'abito con cui vengono rivestite le tensioni di altra natura o semplicemente costituiscono una pura manipolazione. È vero, la recente evoluzione delle relazioni internazionali è stata accompagnata dalla relativizzazione, se non addirittura dall'abolizione di ogni differenza culturale, linguistica o identitaria, questo nel seno delle nazioni e dei popoli. Ma con questa abolizione di ogni differenza aumenta il pericolo dell'imposizione attraverso la forza di criteri, valori e misure di ogni genere, in un terreno di cultura della cultura della violenza, dell'intolleranza e dell'uniformazione delle idee di civiltà, che può certamente portare alla perdita di uno dei più grandi tesori dell'umanità, inseparabile dal rispetto della dignità umana, fondamento di ogni comunità di giustizia e pace. Questo tesoro è la sua pluralità linguistica, la sua pluralità culturale e storico-sociale. Tuttavia, l'esacerbazione di particolarismi religiosi e culturali si traduce in una pericolosa reazione a questa realtà plurale. E molto spesso queste differenze vengono utilizzate o strumentalizzate nella difesa di interessi oscuri per attentare ai principi religiosi o culturali. La gran parte dei conflitti attuali trova nelle differenze religiose o culturali proprio uno dei suoi elementi chiave. E a questa realtà, va sottolineato, ha contribuito anche l'incapacità di molti stati che non sono stati capaci di offrire uno spazio alle proprie minoranze etniche e culturali, e ciò alle volte favorisce l'ingarbugliarsi di interessi politici, economici, etnici e regionali. Ma le persone, eccellenze, eminenze, in verità le persone hanno bisogno di spazi, di mediazioni, istanze attraverso cui canalizzare le tensioni, livellare i conflitti, aspirare alla pace. In verità, le tensioni, i conflitti, i dissensi, gli scontri tra interessi fanno parte della quotidianità delle persone e degli stati, ovvero sorgono storicamente come vettori che svolgono la funzione di livellare i conflitti affinché vengano preservate condizioni minime di convivenza sociale. Lo Stato dispone di per sé dei mezzi per educare, persuadere, negoziare, giudicare e reprimere, necessari per preservare l'ordine e il buon funzionamento
della società. Ma quando? Davanti allo scorrere della complessità dei processi o alla fragilità dello Stato stesso, così come di altri organi deputati alla risoluzione dei conflitti? Questi ultimi non sono capaci di assumere questa funzione, allora è inevitabile che si ricorri ad altre strutture, ad altri strumenti che possano permettere il livellamento dei conflitti affinché non degenerino nello scontro violento o almeno durino il meno possibile. Sono proprio queste le situazioni in cui le organizzazioni religiose sono chiamate a svolgere un ruolo di rilievo. In particolare, quando i cittadini non si sentono protetti, o peggio, quando i cittadini si sentono perseguitati dallo Stato stesso. In una molteplicità di situazioni, è a tali organizzazioni religiose che si fa ricorso, come a un'ultima spiaggia, come un rifugio sicuro per persone che in ragione di molti e diversi conflitti vedono offesa la propria dignità, vedono calpestati i propri diritti, vedono messa a repentaglio la loro stessa vita. Questa condizione allora di porto sicuro è proprio il frutto dell'universalità che è appannaggio praticamente di quasi tutte le religioni. Perché nonostante le differenze a volte significative, le religioni, praticamente tutte, vedono nelle persone, nella persona, il prodotto di una volontà divina che le rende uguali, che le redime da mancanze e da errori. Sebbene che esistano differenze significative nella considerazione attribuita a testi considerati divini o nell'organizzazione del culto in onore dell'essere supremo, praticamente tutte le religioni sostengono la dignità della persona umana e la pratica di condotte di vita degne come condizione per avvicinarsi al Creatore e stare con Lui. È un fatto che alcuni aspetti derivanti da culture diverse o risultanti da circostanze storiche, questi aspetti segnano differenze considerevoli e che alle volte appaiono apparentemente irriducibili. Tuttavia, partendo proprio dal principio per cui la vita umana è un valore trascendente e che tutto deve essere fatto al fine di preservarla, è sempre possibile fondare una base sulla quale costruire la soluzione a problemi che minacciano l'uomo e mettono a repentaglio la vita individuale o sociale. Non si tratta quindi di un esercizio che ha l'obiettivo di dimostrare la supremazia di una verità sull'altra, bensì di contribuire affinché la violenza, l'intolleranza e l'ingiustizia siano debellate e la vita umana sia preservata e protetta. Quindi le organizzazioni religiose hanno un ruolo di primo piano da svolgere, costituendosi con misure larghe, con visioni larghe, nello sforzo di creare un'autentica riserva morale in un mondo dove i punti di riferimento morali hanno sofferto una grande erosione. Solo il dialogo può condurre un avvicinamento tra diversi. In verità, il diverso esiste perché la diversità è l'essenza della vita, che in ultima analisi è la sintesi perfetta della differenza o addirittura della contraddizione. Il dialogo interculturale può divenire, e lo è stato, un fattore decisivo nella promozione e nel raggiungimento della pace. La relazione, l'intercambio di valori culturali diversi tra loro è qualcosa che avviene in maniera spontanea
a condizione che culture diverse tra loro si possano incontrare. E avviene anche in scenari di scontro o dominazione, e tale potenziale, quando se ne fa uso in modo cosciente e con mente aperta e con determinazione, è altamente arricchente e offre una prospettiva molto positiva della diversità culturale, una delle più grandi ricchezze dell'umanità. In effetti, già nel 1968, il poeta e presidente, allora presidente Leopold Sédar Senghor, in una conferenza realizzata a Francoforte in Germania, affermava, e cito: grazie ai progressi della cultura, della scienza e della tecnologia, noi ci apriamo, lungo il XX secolo, gli uni agli altri. Ci stringiamo gli uni agli altri, nel corpo e nell'anima. L'unica lezione da trarre da questa interdipendenza interplanetaria è quella per cui noi dobbiamo conformarci su scala mondiale, ovvero andare verso la pace e vivere nella pace. Fine della citazione. In un contesto culturale caratterizzato dall'interscambio di valori, dalla comunione tra popoli diversi, dalla ricerca permanente di relazioni, il dialogo tra le civiltà può rappresentare in modo efficace il motore della pace. Il rispetto verso le differenze è un atteggiamento da promuovere con determinazione e perseveranza. Le diverse lingue, abitudini, le diverse forme di mettersi in relazione con il divino vanno intese come elementi che strutturano quel grandioso mosaico che è l'umanità stessa. Io provengo da un paese, Capo Verde, che al fondo è la risultante di un incontro tra culture diverse, culture rimodellatesi in un particolare contesto. Ma non siamo tanto il risultato del dialogo, noi capoverdiani siamo il dialogo stesso, in termini culturali e addirittura genetici, già che studi recenti hanno rivelato che noi siamo il popolo dove è avvenuto il maggior incrocio tra razze in tutto il globo. La comunità di Sant'Egidio ha promosso costantemente questi valori a partire dalle sue attività e progetti realizzati nei paesi dei quattro continenti, uno dei quali è il nostro. I premi ricevuti dalla comunità sono la vetrina perfetta di questo suo impegno e determinazione per la pace. Crediamo infatti che gli sforzi, care eccellenze e care eminenze, condotti da questa organizzazione potranno sempre influenzare positivamente gli stati e gli stessi cittadini a contribuire affinché gradualmente la pace, la democrazia e la cittadinanza vengano da noi trasformate in abitudine, ovvero l'unica forma attraverso la quale possono assumere lo statuto di irreversibilità. Nel promuovere questo importante evento, la comunità di Sant'Egidio compie un ulteriore importantissimo passo nel campo del dialogo e nel sentiero della pace. Mi sento, come Presidente della Repubblica di Capoverde, mi sento molto onorato e privilegiato mentre partecipo a questo così importante forum, e mi auguro dal profondo del cuore che i partecipanti, tutti noi qui, possano trarre ispirazione dall'esempio di un grande uomo che in condizioni particolarmente difficili ha trasformato l'impossibile dialogo in uno strumento dal valore inestimabile. Mi riferisco al venerando Nelson Mandela. Grazie molte.
Grazie Presidente Fonseca. Grazie a tutti gli illustri ospiti che ci hanno illustrato questo argomento da diversi punti di vista. Sono stati tutti in relazione molto interessanti sul tema del coraggio e della speranza. Prima di passare alla seconda parte del nostro incontro, facciamo un intervallo, un spazio per la musica, che aiuta sempre a sollevare lo spirito. Per cui vi presento un quartetto molto particolare, che è il quartetto Marco Polo, composto da Olena Curchina, che studia nel Conservatorio di L'Aquila, Antonella Palombo, Angelo Schietroma e Stefano Guerra. Sono tutti artisti di lunga esperienza orchestrale, di diversa provenienza artistica, che si sono riuniti per proporre una musica da camera utilizzando strumenti desueti per questo tipo di repertorio. E seguiranno per noi tre danze dall'opera di Edvard Grieg, 25 melodie tradizionali norvegesi. Thank you.
Pronto? Il nostro in break è finito. Se prendete posto, cominciamo con il nostro interessante dibattito. Ecco, adesso è meglio. Stiamo per cominciare la seconda parte del nostro incontro, per cui vi invito a prendere posto. La musica è finita, tornano le parole. Le parole di quattro testimonianze e quattro autorevolissimi rappresentanti delle quattro grandi religioni che questa sera ci accompagnano. Cristianesimo, Islam, ebraismo e religioni indiane. È un onore per noi la presenza di questi illustri ospiti. Con loro cominceremo a parlare del tema del nostro incontro, la speranza, il coraggio della speranza. Voglio presentarvi ognuno di loro. Si tratta di Shaikh Ibrahim Abdelkarim Alam, che è il Gran Mufti della Repubblica Araba d'Egitto. Lo ringrazio di cuore di essere qua con noi, nonostante il momento difficile che attraversa il suo paese, e ha voluto stare con noi questa sera, per cui grazie, Gran Mufti. Ringrazio anche in modo particolare il patriarca di Antiochia, Ioanna X, che ci porta la testimonianza dei cristiani in Siria in questo momento drammatico. Insieme a noi c'è anche la signora Didi Talwakar, del movimento Swadhyaya dall'India, che affonda le sue radici nella grande tradizione induista. E finalmente David Rosen, già rabbino capo dell'Irlanda, oggi direttore del Dipartimento per gli Affari Interreligiosi dell'American Jewish Committee, da anni instancabile protagonista della promozione del dialogo interreligioso e un gran amico della comunità di Sant'Egidio. Stiamo per cominciare questo dibattito e ho una domanda che mi urge e che rivolgo per primo al Gran Mufti della Repubblica Araba dell'Egitto. In questo nostro mondo contemporaneo sembra di prevalere il pessimismo e la rassegnazione. Perché, secondo lei, che cosa potremmo fare per evitarlo o superarlo? Difatti, questa domanda noi la capiamo. Si tratta di una cattiva interpretazione, perché le religioni islamica e altre religioni sono considerate come un incentivo per la società e non è un ostacolo. Anzi, noi vediamo che questa idea, e che cioè la religione in generale, è sempre indietro rispetto alle società. Noi consideriamo che questa idea è un'idea, non è corretta, e le religioni vanno capite per quello che sono un incentivo per il progresso della società. Noi vediamo che l'Islam è pieno di buoni esempi che hanno costruito la terra e anche le società sono state costruite in base a questi principi, sono società forti, quindi noi vediamo delle culture molto diverse e il progresso dell'Islam è continuo, non è mai stato interrotto
E possiamo in questi pochi minuti dare alcuni esempi su questo, cioè che la religione musulmana fino al tempo nostro dà all'umanità, offre all'umanità e spinge al lavoro, alla comunicazione, al dialogo e incoraggia anche alle grandi realizzazioni della civiltà anche in comune. Noi, secondo il testo ufficiale della Sunna, quando applichiamo nella pratica tutto questo testo, significa questo un progresso. E la fatwa che viene utilizzata nel mondo islamico serve soltanto a rafforzare la realtà e anche questo testo ufficiale. E noi progrediamo insieme a questo testo, e il testo è un catalizzatore che serve a far progredire la realtà. Noi con la nostra relazione con questa fatwa noi colleghiamo il teorico al pratico e tra l'assoluto e il relativo, e così in questa equazione noi ribadiamo che le religioni non sono assolutamente un motivo di arretramento nelle nostre società, anzi le nostre società progrediscono in base a queste religioni. Attualmente noi abbiamo un problema molto grosso, e vorremmo concentrarci su questo problema attuale, e cioè l'allontanamento dai valori religiosi e dai valori morali. Quindi il nostro problema è un problema soprattutto morale, un problema di allontanamento dai valori religiosi. Se noi ci concentriamo su questa questione, allora vedremo che molti problemi attuali potrebbero trovare la loro soluzione. E Grazie. Patriarca Giovanna, in questo momento immagino che in Siria è facile essere pessimista. Come si può superare questa rassegnazione, questo pessimismo nel suo paese e nel resto del mondo, anche nel Medio Oriente? Grazie, consentitemi prima di rispondere a questa domanda di esprimere il mio profondo rispetto, il mio affetto profondo per il Papa Francesco e per la mia presenza come patriarca di Antiochia dall'Oriente. Nella città di Roma, in questa grandissima città, il Papa, Sua Santità, per le sue posizioni, prese di posizioni molto coraggiose e che riguardano tutti e che convergono tutte quante nel messaggio della Chiesa, che dà il messaggio di gioia, di tranquillità e di pace all'essere umano. E come si dice nel Vangelo, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace per gli uomini di buona volontà sulla terra. La mia presenza qui in questo incontro e il mio incontro di ieri con Sua Santità e la mia partecipazione alla liturgia di oggi nella piazza del Vaticano, oggi col Santo Padre, e tutto questo è l'espressione di un affetto personale che ci unisce, e anche del forte rapporto tra il Patriarcato di Antiochia e la Chiesa di Roma, il Vaticano. Mi scuso per questa parentesi, ma era necessario ricordare questo, mentre per quanto riguarda la speranza, e soprattutto in queste circostanze così dure attraverso le quali passano le nostre patrie, ma anche il mondo intero, in particolare in Siria, io vengo dal patriarcato
perché la sede sta a Damasco e noi ovviamente ribadiamo, come avete detto per la speranza, che la luce sia sempre con voi e noi siamo figli della luce. Io vorrei dire fin da principio, spiegare il significato del coraggio e della speranza, soprattutto in queste circostanze così difficili in Siria. Potete spiegarmi che cos'è il ruolo e la forza della speranza, per esempio nella Santa Takla a Ma'lula, dove tutte le circostanze che sta attraversando questa città storica, le suore e le ragazze, sono circa una quarantina di religiose insieme alle bambine dell'orfanotrofio, tuttora vivono nel collegio quello che dicono è che noi siamo nate qui e viviamo qui e se non possiamo fare altro siamo pronti a morire in questo luogo, in questo collegio. E consentitemi, cari amici, di ritornare a dire: c'è un messaggio, una risposta alla forza di una speranza più forte di questa, cioè di vedere i nostri figli ad Aleppo, ad esempio, che continuano tuttora a ricordare il padre Johanna Ibrahim e Polly Asigi continuano a pregare, sostenuti da questa speranza, per poter rivedere questi due religiosi al loro giusto posto. È una forza di speranza e questo dimostra che il popolo in quel paese è un popolo che non conosce mai la disperazione, non ha paura della morte, quindi crede della vita ed è figlio della speranza. Volevo rivolgere la stessa domanda alla signora Didit Al-Wakar. Dal suo paese, dal suo punto di vista, come possiamo superare questo pessimismo così generalizzato? Anzitutto vorrei esprimere i miei rispetti al Papa, al Santo Padre, e vorrei rispondere poi alla sua domanda. Non è naturale credere nella felicità e lottare per la felicità, ma non succede sempre che è naturale cercare la felicità, ma non è sempre possibile trovare la felicità. Talvolta non si percepisce la felicità soggettiva o non è compresa la felicità. La felicità, la disperazione, la delusione sono sentimenti naturali. La situazione è che Dio ci ha donato una capacità infinita di desiderio. Una persona può desiderare qualunque cosa. Può allargare i propri desideri all'infinità, all'infinito. Può pensare a un potere infinito, ma il fatto è che potrebbe non essere in grado di raggiungere nulla, perché gli è dato un infinito desiderio per il suo sviluppo, ma allo stesso tempo quel desiderio infinito potrebbe portarlo su un cammino sbagliato. È un desiderio che va controllato. Ci sono delle capacità limitate. Cosa succede allora? Che non tutti i desideri vengono raggiunti o soddisfatti. Non abbiamo il controllo
sui nostri sforzi e i risultati dei nostri sforzi. Quando non li raggiungiamo nel modo in cui crediamo sia giusto, allora siamo delusi. Ma per la gente che crede in Dio, per coloro che sono uomini di fede, hanno tutti i motivi per essere ottimisti. Perché in ogni occasione Lui è con me, è sempre con me. Non devo essere pessimista per questo, non devo essere disperato per questo. E nonostante le mie difficoltà, in tutti i problemi o le situazioni che mi trovo ad affrontare, in tutti i fallimenti, Lui è con me. Se soffro io, anche Lui soffre con me. Una persona che crede, che ha fede in Lui, per questa persona è più facile. Diventa non facile, ma più facile. Allora il pessimismo, la disperazione, ci si passa attraverso, è vero, ma è più facile riuscire a uscirne. Rabino Rosen. La signora Tal Wakar ci propone la fede come la fonte per superare questo pessimismo, però tante volte le religioni nelle nostre società, la fede e la religione viene concepita come un elemento di involuzione, anche di disaccordo, talvolta è statica e indietro a quella che è la società più laica. Ecco, c'è qualche ragione per questa critica? Lei pensa che è così? Io credo che noi dobbiamo essere onesti e dire che c'è un motivo per questa critica. E credo che il motivo di questo è che la religione è profondamente connessa alla cultura, all'identità, alla tradizione e conserva i preziosi doni del patrimonio che è stato affidato. C'è sempre chiaramente il pericolo dell'ossificazione e che quindi non si sia così dinamici come necessario essere. Ma il fatto che le religioni vengono abusate, e abbiamo sentito alcune delle cose che sono state citate, non rende la religione senza benedizione, non priva la religione della benedizione. È come suggerire che a causa del fatto che Wagner era un antisemita, la sua musica non era meravigliosa, ma la sua musica è meravigliosa. E che siccome esiste il peccato di gola, non è giusto mangiare o godere del mangiare. Il problema è come utilizziamo i doni che ci vengono dati da Dio. I saggi del Talmud sono brutalmente onesti nel dire che la religione, la Torah, è la parola che usano, può essere l'elisir di vita o può essere l'elisir di morte. Dipende da come la si usa. E poiché la religione si abusa della religione, che vuol dire, allora vuol dire che abbiamo un obbligo ancora maggiore di dimostrare che la religione è la benedizione che è davvero, mostrare alla gente che nel nostro mondo molto materiale il vero senso non va trovato nell'avere, ma nell'essere umano, nell'essenza di ciò che abbiamo all'interno. E questo porta all'idea dell'immagine di Dio, della trascendenza nel nostro mondo, in noi stessi, nei nostri vicini. Quando siamo consapevoli del divino che c'è nell'altro, vediamo il mondo in maniera diversa. Il cardinale ha citato Abramo nella sua presentazione. C'è un commento di un grande rabbino cassidico che diceva, rispetto a Genesi 18, dei tre angeli che visitano Abramo. Ma nel capitolo 19 si parla di due angeli che sono andati a Sodoma per avvisare Sodoma della distruzione di Sodoma e Gomorra. Ma perché si parla di angeli quando vanno a Sodoma, ma invece sono uomini per Abramo?
perché ad Abramo non bisognava dire che erano angeli, lo sapeva da sé. Quando si vede l'angelo nell'altro, non c'è soltanto un fine nella nostra esistenza, ma è un modo completamente diverso di pensare al nostro comportamento, alle nostre abitudini, ed è questo che dobbiamo descrivere. Grazie, Ravino. Il Gran Mufti della Repubblica Araba dell'Egitto, la domanda mi sembra molto pertinente per la situazione del suo paese, fondamentalmente con quello che abbiamo visto negli ultimi mesi dopo la primavera araba. È accettabile, pensabile, come si può vedere dall'Egitto che la religione è talvolta causa di involuzione o di staticità nello sviluppo della società? Noi vogliamo ritornare. Ah, voilà, ecco. E il problema è che la religione causa un ritardo nella società musulmana o anche nelle altre società. Noi non condividiamo questa idea, perché noi pensiamo che come musulmani la religione è una base nella società umana, e quindi non si possono considerare le relazioni umane come governate dalla religione. Magari diventano delle relazioni che rimangono indietro. Noi abbiamo conosciuto questa esperienza e usciremo da questa esperienza, se Dio vuole, con una forza accresciuta, e in Egitto attualmente noi stiamo avanzando per tutto ciò che riguarda la Costituzione, e questo ci dà anche la speranza di progredire in tutti i settori. E basta dare una garanzia alla nostra società egiziana, la garanzia dell'Azhar, cioè quello che stiamo cercando di realizzare, dare alla società egiziana una stabilizzazione dei suoi valori. Ed è questo che gli egiziani vogliono soprattutto in questo mondo e anche per la vita nell'altro mondo. Noi consideriamo che al-Azhar gli egiziani possono trovare nell'Azhar un punto di incontro unanime, oltre ovviamente ad altre istituzioni che potrebbero incentivare la gente da questo punto di vista. Noi, secondo la domanda posta, noi non consideriamo assolutamente che la religione possa essere un ostacolo al progresso della società egiziana. Anzi, noi crediamo che la religione è uno strumento di progresso, come nella prima parte della domanda, noi come popoli della terra, forse la nostra questione più importante è la salvaguardia dei valori religiosi e dei valori etici e morali. Quindi, secondo il mio parere personale, il problema è un problema di morale soprattutto. Noi vogliamo radicare questi valori morali nel campo sociale, economico, industriale, politico, in tutti i settori. Grazie. Patriarca Ioana, invece la Siria è stata tradizionalmente un laboratorio ecumenico di eccellenza, le tre grandi religioni hanno convissuto insieme per anni. Come pensa invece, adesso con questa realtà di guerra, che la religione può essere un ostacolo per questo sviluppo? La Siria e il Libano in particolare
era una terra felice, e come lei ha detto, una terra di amore, di fratellanza. Io vorrei dire che questa terra è sempre così, e noi speriamo, visto che stiamo parlando del coraggio, della speranza, che nonostante la difficoltà di questi giorni, così rimarremo. Consentitemi di affermare, di confermare dal punto di vista teorico, filosofico, teologico, se volete, se voglio parlare partendo dalla nostra fede, noi cristiani innanzitutto, e qui ricordo la croce che è il simbolo della salvezza nella cristianità, allora vorrei dire che uno dei significati più importanti della croce nei suoi due assi di legno, verticale e orizzontale, è per dire e ribadire che la fede in Dio ci attira, noi umani, verso sopra, verso l'alto, e chi ci attira verso l'alto ci spinge anche verso gli altri, verso il prossimo, attraverso l'amore del prossimo. Non esiste una croce con un solo asse di legno, ma sempre con due assi. Per questo l'Apostolo Giovanni dice nel Vangelo, Dio è amore, e che chi dice che ama Dio, che non vede con i suoi occhi fisici, e che nello stesso tempo ha un'avversione per il suo fratello, allora magari attraverso anche parole dure, allora sta dicendo una menzogna, perché come può amare Dio che non vede e non amare il suo prossimo che vede benissimo? E quindi noi vogliamo anche ribadire che questi volti amici, che nonostante la durezza dei nostri giorni, la religione nel nostro paese, nel Medio Oriente, in Siria, in Libano, in tutta la regione, noi abbiamo vissuto e viviamo, e noi insistiamo sulla vita in comune, musulmani e cristiani insieme. E vorrei qui ricordare con la nostra memoria storica, moderna e antica, che gli avvenimenti della storia confermano questo. Ricordo il 1860, Abdelkader l'Algerino a Damasco, che ha protetto nella sua casa personale un gruppo di cristiani in quei giorni a Damasco. E se ricordo che i cristiani in Antiochia, a Iskandaron, hanno aperto le loro chiese nel 1937 ai loro fratelli musulmani, quando le moschee sono state chiuse il venerdì del 37 in faccia ai musulmani, i cristiani hanno aperto loro le loro chiese in modo che possano pregare il venerdì dentro le chiese cristiane. E non vorrei dilungarmi troppo, vorrei ricordare qui anche il patriarca di Antiochia, Gregorios il IV Haddad. Durante la prima guerra mondiale le hanno soprannominato il patriarca degli arabi, perché dicono una pagnotta in quei giorni difficili. Il patriarcato diceva che una sola pagnotta di Mar Gregorios non distingue tra una religione e un'altra, tra un cittadino e un altro. Ecco perché il giorno della sua morte l'imam musulmano in quei tempi a Damasco è rimasto in piedi a parlare al patriarca defunto: se potessi come musulmano prendere da te la benedizione, l'avrei presa da te. Qui vorrei anche ricordare, ad esempio, che se noi parliamo dei diritti umani, della religione, dell'accettazione del prossimo,
e noi siamo orgogliosi in quella terra di avere una mano molto tesa per quanto riguarda la realizzazione della Carta dei diritti umani nell'ONU. C'è anche una persona libanese straordinaria, Charles Malek, il cristiano ortodosso, e che ha svolto un ruolo grandissimo nella preparazione della Carta dei diritti dell'uomo nelle Nazioni Unite. Grazie. Signora Talwalkar, invece nel suo paese, in India, con lo sviluppo economico che ha conosciuto negli ultimi anni, viene percepita la religione come un elemento di involuzione o di ostacolo al progresso? Non credo. La religione non è un ostacolo al progresso. Ma come è già stato detto rispetto alla domanda che lei ha posto, per diventare un ostacolo la religione deve avere una forza in sé. La religione, come è percepita ora, è piuttosto statica. Alle sue origini la religione non era così. È soltanto un'osservazione che viene fatta, non è una critica. Ma di fatto è così. Generazione dopo generazione, in tutti questi anni, il dinamismo della religione è venuto meno. Quindi la religione ha perso un pochino il controllo. Per diventare un ostacolo, chiaramente occorre avere una forza intrinseca, occorre avere il controllo, quindi non credo che per questo la religione possa diventare un ostacolo al progresso. Magari può diventare un ostacolo in maniera diversa, magari ne potremo parlare più avanti. Perché tutto ciò accade? Ci sono due elementi in ogni cosa, una è la pratica e una è la filosofia. Non vogliamo dire chiaramente che la religione debba cambiare la filosofia, ma la pratica sì, perché le pratiche vanno modificate nel contesto dei tempi, delle diverse lingue. Perché l'obiettivo della religione è di riunire i popoli, allora in questo caso deve cambiare la sua lingua, deve cambiare le sue pratiche, deve cambiare il modo in cui si approccia alla gente, e se cambia in questo modo, se cambia la pratica e non la filosofia, non il concetto, allora in questo caso diventerà molto più semplice sentirsi legati alla religione, connessi all'idea della religione. Quello che accade ora è che la religione viene fraintesa. Anche se ha delle buone idee, chiaramente sono buone idee che vengono fraintese. Quindi la religione deve trasmettere un senso appropriato, e se ciò chiaramente accade, allora queste concezioni errate svaniranno e quindi farà per le persone quello che le persone hanno veramente bisogno di ricevere dalla religione. Grazie. Grazie. Davino Rosen, invece lei che ha assistito a questi incontri da tantissimi anni, pensa che nel contesto attuale un incontro come questo che comincia oggi ha un senso e utile? Credo che sia tremendamente importante per due ragioni. Innanzitutto, viviamo in un'età che ci offre enormi opportunità, possiamo scoprire il divino nel nostro mondo, mai come prima, perché nessuna religione ha il controllo esclusivo sulla presenza divina
nel mondo, e quindi quando ci incontriamo con gli altri, nella fattispecie nell'incontro personale faccia a faccia, ma quando ci incontriamo sulla falsariga della tradizione, scopriamo la presenza divina oltre le nostre personali tradizioni. Quindi questo incontro ha un valore enorme, proprio per questo motivo, ma è altresì una dimostrazione di speranza e di lungimiranza. Ironicamente è quello che manca nel mondo occidentale, è quello che ci preoccupa molto di più, dobbiamo concentrarci più sull'essere che sull'avere. E l'esempio di Sant'Egidio ci dimostra questa ricerca del divino nel mondo, non soltanto nel dialogo ma anche nella pratica, come esempio del dialogo della vita, il dialogo delle azioni, l'attenzione ai poveri, a chi ha bisogno per la risoluzione dei conflitti, una tragedia di cui il mondo non sa nulla di più. E sfortunatamente viviamo in un mondo dove il sensazionalismo, chiaramente il negativo, hanno maggior copertura del positivo. Questo incontro di Sant'Egidio, è una testimonianza di quello che è realmente possibile e del fatto che le nostre vite religiose sono separate ma rispettose dell'integrità l'una dell'altra. Grazie, Ravina. Thank you. Gran Mufti, brevissimamente, mi dice in due parole qual è il significato, secondo lei, dell'espressione il coraggio della speranza? Se ho capito questo termine, perché non lo conoscevo prima, se il significato sarebbe l'ottimismo e il lavorare per il progresso dell'umanità, nell'Islam questo è apparso con molta forza. E l'Islam ha sempre incoraggiato l'ottimismo dell'essere umano e abbiamo esempi numerosissimi nei testi del Corano e basta menzionare ad esempio l'eredità dell'essere umano nella terra e che, a cui si dice si deve assumere la responsabilità di tutta la creazione e quindi è l'erede di Dio nella creazione, sempre secondo la volontà di Dio. Però in base a questo si può dire che è un lavoro continuo dell'essere umano, cosa di cui parla anche il Corano, che dice che l'essere umano lavora in continuazione, il suo sforzo non si interrompe mai, allora lì possiamo dire che veramente questa è il coraggio della speranza. Patriarca in Siria, cosa è il coraggio della speranza? E allora la voce
la voce ha detto nel cranio: io provo una sofferenza terribile. Allora il santo Makarios ha chiesto: ma perché provi questa enorme sofferenza? E la voce ha detto: perché coloro che ci condizionano nell'inferno, ognuno deve porre la sua schiena sulla schiena dell'altro, e cioè uno di noi non può vedere il volto dell'altro. E questo è l'inferno, che non vedere il volto dell'altro è l'inferno. Allora Jean-Paul Sartre dice: l'altro è l'inferno per me, mentre il santo Serafim Sarov dice: l'altro è la mia gioia. C'è stato un piccolo problema con la traduzione, perché abbiamo sentito la traduzione della prima parte del suo intervento, Patriarca. Potrebbe brevissimamente ripeterlo? La prima parte del suo intervento non è stata tradotta. Due parole. Allora, ci teniamo soltanto alla ultima parte, che era molto bella. Invece volevo chiedere alla signora Talwakar. Minal Bidaya? Ci teniamo l'ultima parte. Signora, cosa si aspetta lei di questo incontro? Meeting. Questo l'incontro in ogni circostanza è sempre buono. Anche quando sono poche persone, è un tentativo. E il lavoro di Sant'Egidio, il lavoro della comunità di Sant'Egidio, è un grande sforzo, davvero straordinario. Quando le persone si incontrano, ciò che succede è che crea in noi la capacità di accettare. E questo è molto importante, l'essere insieme, l'incontrare l'altro. Crea intimità, la capacità di accettare, vicinanza. E apre alla possibilità dello sviluppo individuale e sociale quando le persone si parlano gli uni gli altri, ed è uno sviluppo dei rapporti anche. Ma quando un individuo incontra un individuo come essere umano, non con le proprie posizioni o opposizioni, con il retroterra di colori o di credo o di religione o educazione, istruzione, qualunque cosa. Quando avviene questo incontro, questo è il più grande giorno dell'umanità. Per questo ci vuole tempo, ma dobbiamo impegnarci in questo senso. Con il sentimento, il senso che siamo tutti figli dello stesso Dio, creare questo senso, questa comprensione, per farlo, ognuno deve lavorare e crearlo in sé. A me sembra che questo tipo di incontri, che il professor Riccardi e i suoi colleghi, il presidente Marco e tutti, hanno fatto per tanti anni, dal 1986, è un grande sforzo e io lo apprezzo dal profondo del cuore. E considero questo come un passo verso lo scopo finale, verso cui andiamo, e come diceva il professor Riccardi oggi, andare avanti, andare al di là, andare al di là delle divisioni, dove c'è un livello di devozione, e sotto quella bandiera tutti appartengono alla stessa famiglia. Nulla è separato. Le identità esistono ma non sono separate, e siamo uno. Questo può essere un primo passo in questa direzione. Io lo apprezzo, e per questo motivo e per questa amicizia divina tento sempre di essere qui, e lo apprezzo.
Rivolgo la ultima domanda al Rabbino Rosen per domandarle, chiedergli che cosa invece per lei è il senso o il significato dell'espressione il coraggio della speranza, che è il titolo della nostra assemblea, dei nostri lavori. Immagino che mi chieda quello che significa dove vivo, perché parliamo di molte idee qui che hanno ramificazioni globali, significano cose diverse in luoghi diversi. Ma il coraggio della speranza significa soprattutto non abbandonarsi alla disperazione, alla rassegnazione, significa nel nostro contesto della Terra Santa non abbandonarsi alla disillusione, che tu sia palestinese o israeliano, musulmano, cristiano o ebreo. Significa provare, riprovare e non lasciar perdere. Per quanto riguarda la visione che possiamo e dobbiamo vivere per l'integrità degli uni e degli altri, si è parlato di unità. Sì, come umanità siamo uniti, è vero. È un commento importante, ma ognuno ha le proprie particolarità e dobbiamo rispettarle. E nella Terra Santa dobbiamo imparare non solo a rispettare le abitudini degli altri, dei musulmani, cristiani, ebrei, ma anche vivere il rispetto reciproco. È in questo che Sant'Egidio può giocare un ruolo importante. Spero che Sant'Egidio tornerà a Gerusalemme per cominciare un'iniziativa e dimostrare che possiamo e dobbiamo avere il coraggio di vivere il rispetto reciproco perché sia di esempio per gli uomini politici. Grazie Rabino. Grazie a tutti i nostri ospiti, mi auguro che con... Ok, diamo 2 minuti... About Syria. Okay. Due minuti al Patriarca che ci vuole parlare della Siria. Vorrei dire sulla Siria e sul Libano, per favore. Vorrei fare questo appello, che la pace in Siria possa essere raggiunta, può essere raggiunta solamente attraverso, portando alla pace dentro e fuori, attraverso la logica del dialogo e gli sforzi di raggiungere una soluzione pacifica politica. La pace non può essere raggiunta in Siria attraverso missili che distruggono o navi da guerra. La proclamazione della pace è meglio di dichiarare guerra. E infine vorrei dire, da Roma, la cui terra è stata benedetta dal sangue dei primi martiri del nostro Signore, da qui parlo a tutti i fedeli del mondo, a tutti i credenti del mondo, usando le parole del Vescovo di Antiochia, Sant'Ignazio, nella sua lettera ai Romani, circa 2000 anni fa, ricordatevi nelle vostre preghiere della Chiesa in Siria. Gesù Cristo si prenderà cura di lei insieme al vostro amore. E io aggiungo, ricordatevi nella vostra preghiera di tutti i siriani, dei libanesi. Chiedete a Dio onnipotente, di portare in quella terra la sua pace benedetta. Fratelli e sorelle, portare la pace in Siria è il criterio, il test per tutti noi. Lavoreremo insieme per rimuovere ogni singola lacrima dei siriani e condurre la battaglia per la pace e per la libertà verso il futuro. Grazie, Patriarca. Grazie a tutti e spero che queste parole abbiano illustrato un po' di più il tema che domani cominceremo. Domani si aprono i lavori del nostro convegno, ci saranno 32 panel
in cui potremo approfondire e declinare questo argomento del coraggio e della speranza, per avviarci tutti insieme un passo in più in avanti per la costruzione della pace. Buonasera e grazie a tutti.